Vorrei cominciare questa puntata facendovi una domanda. Secondo voi qual è l'argomento più delicato quando si parla di lavoro? Sono i soldi, gli stipendi. E scommetto che la maggior parte di voi ha indovinato. In questa puntata parleremo proprio di retribuzioni, di inquadramenti e di benefit. Ma non lo faremo snocciolando cifre e spiegando i contratti collettivi ed elencando che cosa offrono le imprese al giorno d'oggi. Invece ci concentreremo sul tema della negoziazione e proveremo a spiegare come muoversi quando ci si confronta con le aziende. Perché è vero che fare richieste ed esprimere le proprie necessità non è facile per moltissime persone. Però è altrettanto vero che ci sono delle strategie e dei consigli che si possono seguire per affrontare le negoziazioni in modo più tranquillo, strategico e consapevole. Mi chiamo Francesca Milano, sono una giornalista e questo è My Turn, una serie che ha l'obiettivo di supportare chi sta entrando nel mondo del lavoro. 6 puntate che si concentrano sui temi chiave legati proprio alla ricerca del lavoro e che presentano spunti e consigli concreti. Il podcast è prodotto da Cora Media in collaborazione con il Career Service del Politecnico di Milano. Come sapete ormai non sono in studio di registrazione da sola. Anche per quest'ultimo episodio sono in compagnia di 3 persone. La prima che vi presento è Martina Moretti. Martina è nata e cresciuta a Milano, si sta per laureare alla magistrale di ingegneria energetica. Nel frattempo però Martina ha già iniziato a lavorare proprio nel settore dell'energia e allora non posso non chiederle perché ha deciso di specializzarsi proprio in questo ambito. Io sono sempre stata appassionata del sole e dal fatto che si potesse produrre energia da una risorsa naturale. Già alle medie avevo fatto anche una tesina sull'impianto fotovoltaico. Per quanto riguarda le superiori, invece, ho scelto gli studi classici, così da avere una visione d'insieme, e poi all'università sono ritornata alla mia passione, all'ingegneria energetica. Il secondo ospite che vi presento è Giacomo Preti, che viene da Imola, in provincia di Bologna, si è trasferito a Milano per studiare ingegneria dell'automazione. Anche lui, come Martina, si laureerà tra pochissimo e la sua tesi ha a che fare con le auto da corsa e con la guida autonoma. Giacomo, ti va di raccontarci come mai hai scelto questo corso di studi? In realtà io, uscito dalle superiori, non avevo le idee troppo chiare. Io sapevo che volevo affrontare un percorso tecnico, quindi un'ingegneria, però l'ingegneria specifica non ce l'avevo bene in mente. Quindi ho pensato di conciliare un po' quelli che erano i miei interessi, quindi l'informatica e la meccanica, scegliendo appunto ingegneria dell'automazione. A questo punto non mi rimane che presentarvi l'esperta, cioè Federica Bontempi. Federica è HR Specialist in C2 Partners, ossia è una società di consulenza in ambito finanziario. Federica, ti faccio la domanda che ho fatto anche a tutte le altre persone esperte che sono state qui in questo podcast. Ci spieghi come sei arrivata a lavorare in questo settore? Devo risalire a diversi anni fa. Io ho fatto un percorso in psicologia, per cui è chiaro che per me le relazioni o comunque le persone sono sempre state al centro di quello che era, come dire, la mia mente. Quindi io ho studiato un percorso di psicologia clinica e sostanzialmente ho arrivato a un percorso appunto di esame di stato e di relazione con le persone. Ho pensato che si potesse anche applicare tutto questo all'interno delle aziende, visto che due sono sempre le leve quando si parla di aziende e di società: da una parte il fatturato e dall'altra le persone. E quindi ho ritenuto che un contributo con focus sulla persona potesse essere aiuto a tutti e quindi alle aziende stesse. E quindi mi sono anche appassionata al mondo della psicologia del lavoro. Allora dai, entriamo subito nel tema della puntata e lo facciamo partendo dall'ABC. Quando ho iniziato a lavorare su questo episodio, ho riflettuto insieme al Career Service sul concetto stesso di negoziazione. E mi sono resa conto che negoziare non vuol dire semplicemente chiedere di più, ma piuttosto esprimere i propri bisogni e trovare uno spazio in cui entrambe le parti coinvolte sono contente. Federica, tu che cosa ne pensi? Sei d'accordo con questo concetto? Assolutamente sì. Io credo che la negoziazione faccia parte della vita di tutti i giorni. Noi continuiamo a negoziare perché altrimenti si rimane su posizioni molto individualiste e quindi questo potrebbe essere un tema. La negoziazione di fatto è sempre trovare una mediazione fra due interlocutori, quindi trovare
come dire, una strada condivisa che porta a soddisfazioni di entrambi. Non lo dico io, ma lo dicono le neuroscienze, di cui ovviamente sono un'appassionata essendo del settore, che quando si negozia poi la soluzione finale che si viene sostanzialmente ad ottenere è quella che dà massima soddisfazione ad entrambe le parti. Un focus sicuramente da tenere, diciamo, sotto controllo è l'ascolto. Cioè è fondamentale sostanzialmente mettersi davvero in ascolto, perché soltanto ascoltando l'altro, l'interlocutore, quindi attraverso un ascolto che io definisco attivo, partecipativo, si può arrivare ad un livello di negoziazione soddisfacente. È utile ovviamente per avere le informazioni, quindi avere un po' una negoziazione efficace, anche fare una serie di domande, perché è chiaro che ascoltando e facendo domande e ponendo quesiti io raccolgo una serie di informazioni che mi possono poi essere utili per trovare appunto un accordo. Questa tua risposta mi ha fatto venire in mente una cosa di cui abbiamo parlato nell'episodio 5, il bilancio di sé. Mi sembra infatti che prima ancora di mettersi concretamente a negoziare, una persona dovrebbe riflettere bene su se stessa e sulle esigenze che ha in quel preciso momento. Federica, tu che cosa ci puoi dire a riguardo? Negoziare significa innanzitutto partire dal presupposto di fare una riflessione su di noi. Conosci te stesso, dicevano gli antichi greci, e quindi io ritengo che questo sia un asse fondamentale. Perché lo dico? Perché ognuno di noi ha bisogni e esigenze differenti, e quindi nel momento in cui deve andare a negoziare anche una posizione professionale o lavorativa deve avere chiaro in testa i suoi bisogni primari, per cui ci saranno persone che sono più interessate per esempio dello smart working, persone che invece hanno un maggiore interesse su un'attività ibrida che consenta da una parte di lavorare remoto ma anche di una parte di stare a stretto contatto con le persone, ragazzi che magari hanno l'esigenza di, come dire, stabilità e quindi di comprare una casa e di conseguenza di valutare un contratto che sia a tempo indeterminato. Sostanzialmente ognuno ha esigenze diverse, solo conoscendo se stessi in primis si può poi fare una negoziazione efficace. Martina e Giacomo, torno di nuovo da voi, perché quando ci siamo conosciuti mi avete detto entrambi che avete già avuto qualche esperienza di colloquio di lavoro. Allora, torniamo indietro nel tempo e proviamo a rivivere quei momenti in cui si è parlato della parte economica oppure in cui avete dovuto prendere delle decisioni a riguardo. Com'è stato? Avete negoziato? Vi siete trovati in difficoltà? Allora, io recentemente mi sono trovata davanti a una scelta molto difficile a livello lavorativo, perché da un lato c'era un'azienda che conoscevo bene, con cui avevo fatto dei progetti anche con l'università, che mi aveva offerto una posizione di stage, mentre d'altra parte c'era un'azienda da me meno conosciuta che mi ha garantito, diciamo, un contratto a tempo determinato. Come diceva prima Federica, ho riflettuto su me stessa e su quello che volessi in questo istante della mia vita, facendo anche una lista di pro e contro, e alla fine ho scelto la seconda soluzione, che per me ad oggi risulta ancora vincente. Io invece non ho ancora fatto un colloquio per un lavoro, diciamo, da ingegnere o tecnico rispetto a quello che ho studiato, però 3 anni fa ho fatto un colloquio per lavorare come barista, dove poi effettivamente sono entrato per 1 anno e mezzo, e ad essere sincero non mi sono posto nella condizione di negoziare. Ok, a questo punto vorrei addentrarmi ancora un po' di più nel tema dell'episodio, e Federica, torno da te perché ti vorrei fare un'altra domanda. A quale momento del processo di selezione si può cominciare a parlare di stipendio, di contratto, di benefit? Dunque, parlare di soldi, secondo me, soprattutto nella nostra cultura, mette a disagio le persone. Io sono dell'idea che invece debba essere un punto assolutamente da trattare, magari non proprio nel primo colloquio, perché comunque anche questo aspetto fa parte della vita di tutti i giorni. Quindi che suggerimenti posso dare? Innanzitutto capire che c'è un momento in cui questo aspetto, quindi quella che è la RAL, quella che è l'attribuzione, deve essere chiesta. Suggerimento: esistono anche delle statistiche, esiste anche per esempio il career survey, cioè una serie, come dire, di banche dati in cui un ragazzo può trovare comunque già delle informazioni su queste tematiche. Però ci deve essere, secondo me, un punto, soprattutto magari nella fase finale dell'iter di selezione, in cui si chiede apertamente quale può essere l'aspetto più economico della posizione aperta. Abbiamo detto che quando si parla di soldi diventiamo timidi e ci imbarazziamo moltissimo. Stiamo su questo argomento perché penso che tante persone si trovino in questa situazione, e quindi faccio un po' la portavoce di chi è introverso o magari ha difficoltà a trattare questo argomento.
Federica, ci sapresti dare qualche consiglio oppure ci puoi indicare qualche tecnica che possiamo mettere in pratica quando ci troviamo a negoziare compensi, inquadramenti, eccetera? Che suggerimento vi posso dare per vivere questo momento in maniera un pochino più serena? Potrebbe essere quella di agganciare ad un reale motivo, una reale ragione per cui voi avete bisogno di avere questa informazione. Per esempio, sono uno studente, sono una studentessa che vive a Milano, ho un affitto da pagare e quindi ovviamente ci tengo moltissimo a questa posizione, però vorrei avere anche un'indicazione di massima di quello che potrebbe essere la compensation, perché è chiaro che vivere da sola ha un costo. Questo che cosa pone? Pone l'interlocutore in una posizione empatica nei vostri confronti e quindi avrete sicuramente la possibilità di portare a casa le informazioni che tutti voi desiderate e che sono giuste che effettivamente abbiate. Quindi essere, rimanere anche proprio su un piano personale, non aver paura di svelare se stessi, di svelare i motivi per cui effettivamente questo tipo di informazione voi la volete, è assolutamente legittima. Martina e Giacomo, torno da voi per chiedervi come al solito se avete qualche domanda o qualche dubbio. Sì, io avrei una domanda. Allora, io personalmente non mi sento in imbarazzo a parlare di soldi, però diciamo che è vero, un po' si teme il giudizio altrui quando si parla di denaro. Quello che volevo chiederti è in che modo le offerte di lavoro vengono trattate, quanto sono trattabili e soprattutto come viene vista una persona che negozia un'offerta di lavoro? Allora, innanzitutto tenderei a dividere fra società grandi e società più piccole, nel senso che è una riflessione che bisogna fare quando si cerca un lavoro, perché nelle società più grandi, più strutturate, ci sono policy remunerative molto più rigide, molto più consolidate, quindi c'è anche minor margine di negoziazione. Nelle società più piccole c'è un rapporto one-to-one più stretto, e quindi il margine negoziale può essere maggiore, perché io posso incontrare una persona per cui ovviamente quella determinata fascia, quel determinato profilo, lo colloquio, scopro che magari ha maturato qualche esperienza diversa, che ha un profilo con caratteristiche diverse, posso comunque valutare di uscire da quella che è una policy più rigida nelle grandi aziende. Quindi sono aspetti abbastanza standard, però anche qua dipende da società a società. Le persone che negoziano, dal punto di vista personale mio per l'attività che svolgo, sono viste positivamente. Poi è chiaro che dipende un po' dall'interlocutore. Detto questo, il mio consiglio è, non in prima battuta, ma sicuramente prima di firmare un contratto, fare o trovarsi nelle condizioni di poter portarsi a casa l'informazione che noi vogliamo, quindi quello che è il pacchetto retributivo della posizione che andrete a ricoprire. Non c'è un momento, un timing ben preciso, però sicuramente non fatelo dopo, cioè quando avete già firmato, perché a quel punto si entra in azienda, quindi la negoziazione avviene su leve e su chiavi di lettura differenze per obiettivi diversi. Sì, allora Federica, anch'io avevo una domanda. Premesso che al momento mi trovo molto bene nell'azienda in cui lavoro, però diciamo a livello ipotetico, se in un futuro dovessi decidere di cambiare e il potenziale datore di lavoro mi dovesse chiedere quale fosse la mia retribuzione, ecco, in quel caso come dovrei comportarmi? Perché ho saputo che a volte chiedono anche cedolini. Dunque, per esperienza ritengo che ci possano essere in questo caso due opzioni possibili. Innanzitutto, se si decide di condividere la cifra, bisogna essere onesti e trasparenti, perché la persona che ha di fronte quella cifra la prende come vera e quindi poi potrebbe fare anche delle verifiche opportune. Se invece non si vuole per n motivi dire la propria retribuzione, anche perché magari può essere che nell'esperienza precedente il valore economico che aveva quello che voi facevate non vi riconoscevate tanto, no? In quanto vi davano rispetto magari a quella che era la professionalità che voi mettete nel lavoro che fate, potrebbe essere quella di ribaltare la domanda, cioè sostanzialmente dite: guardi, io onestamente non metto al primo posto il valore economico, ma metto al primo posto quello che può essere la mia crescita professionale, il contenuto, l'azienda, motivo per cui ho deciso di venire da voi. Quindi se siete d'accordo magari facciamo al contrario, mi dite voi, mi fate voi una proposta economica in base a quelli che possono essere gli incontri con voi e poi insieme valuteremo. Un'altra cosa importante su cui un ragazzo o una ragazza dovrebbe riflettere, ed è una cosa che è già trapelata un po' anche dalle risposte precedenti, è il suo valore sul mercato. Quindi bisognerebbe capire quali sono di solito gli stipendi, i contratti, i pacchetti di benefit o gli incentivi offerti dalle aziende per una determinata figura professionale. Voi ragazzi ci avete mai pensato? E se sì, come vi siete mossi finora? Io personalmente ho chiesto ad amiche e ad amici che avevano fatto il mio stesso percorso di studi e che lavoravano già in quel settore.
Io invece ho fatto qualche ricerca online per individuare un po' le RAL di alcuni lavori che potrebbero interessarmi, ad esempio le RAL tipiche di alcune società di consulenza. Però quello che mi sono accorto è che, cioè, dipende molto dal settore. Federica, allora ci puoi spiegare come una persona può cercare di capire quanto vale sul mercato del lavoro? Mio consiglio è quello di cercare su internet un determinato ruolo e vedere magari i vari competitors qual è l'offerta che tutti danno su quel ruolo. Quindi non fermarsi mai ad una singola realtà, ma confrontarsi con più realtà simili. Può essere utile magari avvalersi anche dell'uso dei social oppure di alcuni portali dove potete trovare tutto questo tipo di informazione, con un focus però, con un particolare attenzione, potrebbe essere quello di verificare il dato, no? Sapete molto meglio di me che sui social o sui portali sono delle recensioni, quindi una persona può scrivere la verità ma potrebbe anche non scriverla. Quindi altro suggerimento è quello magari di contattare direttamente voi le persone che hanno lavorato, che hanno avuto un contatto con la società dove volete andare, proprio per avere un parere diretto. So anche che il Career Service, per esempio, ha comunque contatti diretti con le aziende, quindi magari una serie di dati occupazionali di certe aziende potrebbe anche essere quella una fonte diretta, no, per voi studenti. Un altro elemento che vi suggerisco è di valutare anche se lo ruolo piuttosto che l'azienda ha, come dire, elementi internazionali, nel senso che poi trovare un'occupazione in Italia è diversa da trovarla all'estero, quindi chiaramente quando andate a raccogliere le informazioni può essere anche utile prendere in considerazione questi aspetti, cioè l'elemento internazionale e quindi anche magari contesti o posizioni geografiche diverse rispetto a quella che potrebbe essere poi la sede di lavoro effettiva. Un ultimo suggerimento è, qualora tutte le vostre ricerche non siano state esaustive, non avete la certezza del dato, la cosa migliore è andare sulla fonte, quindi prendere contatto con l'azienda e, visto che poi dovete fare una scelta di un certo tipo importante per voi, è verificare, toccare voi con mano in maniera concreta poi quella che è la veridicità o meno delle fonti. Giacomo e Martina, ancora una volta lascio la parola a voi per sapere se avete qualche altra domanda per Federica. Mi è venuta in mente una domanda che, diciamo, è più proiettata verso il futuro. Una volta che si è stati assunti, in che modo è possibile negoziare, in questo caso sui benefit o su opportunità di crescita? La negoziazione, quando si entra in azienda, dal mio punto di vista inizia, nel senso che deve esserci e deve continuare sempre. E quindi è importante farla con la persona con cui si è a stretto contatto durante la propria attività professionale quotidiana, che può essere il capo, può essere il manager, insomma la persona con cui si lavora più a stretto contatto, ma anche con il personale, nel senso che poi alla fine è il personale che conosce i percorsi di carriera. Quindi è fondamentale tenere fin da subito un legame con la funzione HR, perché è chiaro che in questo modo si riesce più a entrare in interazione e capire quelli che possono essere i percorsi, in quanto nelle aziende grandi questi percorsi sono anche più fruibili e più codificati. Nelle aziende magari più piccole invece ci possono essere dei percorsi più ad hoc, tarati su misura su singolo, perché il rapporto one to one è ovviamente più evidenziato proprio per le caratteristiche delle società più piccole. Quindi il negoziare deve essere una prassi costante per voi stessi, ma soprattutto quindi bisogna essere proattivi, perché altrimenti si rischia di essere fermi. Ti faccio una domanda un po' scomoda, Federica, ma quando si decide di dire di no all'offerta di un'azienda, come è meglio farlo? Nel senso, qualche suggerimento da utilizzare proprio nel momento in cui si dice di no, qualche suggerimento su anche in futuro se ci si può ancora interfacciare con l'azienda, eccetera. Suggerimento è quello di non sparire, è legittimo dire no e quindi è legittimo non accettare per motivi assolutamente personali un'offerta di lavoro. Suggerimento è appunto quello di comunicare, quindi di spiegare le ragioni che vi hanno portato a non accettare l'offerta. I canali con cui farlo possono essere vari e secondo me devono anche essere molto legati alla vostra persona. Quindi ci sono ragazzi, persone che preferiscono scrivere due righe, una mail di ringraziamento motivando la ragione per cui non hanno accettato l'offerta. Altri invece addirittura magari fanno una telefonata chiedendo di parlare con chi li ha selezionati. Perché vi dico questo? Perché nella vita il percorso professionale è lungo, quindi magari non accettate oggi una proposta, fate un'esperienza professionale da un'altra parte, però che cosa succede? Che dopo un po' di anni magari quel tipo di azienda vi può tornare a interessare e quindi questo vi dà modo magari a distanza di tempo di riagganciare un contatto con loro che ovviamente se era concluso nel migliore dei modi può avere più appeal o più interesse. Visto che siete chiaramente generazione nata, diciamo, nel mondo dei social e quant'altro, per esempio
tenere il contatto e quindi collegarsi a LinkedIn piuttosto che può essere una cosa carina, no? Perché comunque è una modalità di interesse che la persona mostra comunque e che vi consente magari a distanza di tempo, perché no, di scrivere un messaggio, di questo assolutamente, assolutamente sì. Insomma, in questo episodio abbiamo capito che per negoziare bene con un'azienda è necessario guardarsi dentro, prepararsi e non rimanere troppo rigidi sulle proprie posizioni. Presentarsi con la mente aperta è importante perché grazie alla contrattazione si possono trovare soluzioni diverse da quelle che ci si aspettava, ma che sono comunque soddisfacenti. Poi è davvero fondamentale affrontare queste tematiche in maniera proattiva, strategica. E io credo che i consigli che abbiamo dato insieme a Federica siano degli ottimi spunti anche per le persone più timide, più introverse o imbarazzate. Non mi resta quindi che passare ai ringraziamenti. Grazie mille a Martina Moretti, Giacomo Preti e Federica Bontempi che hanno partecipato a quest'ultima puntata. Grazie a voi. Grazie. Grazie. My Turn è una serie podcast di Cora Media in collaborazione con il Career Service del Politecnico di Milano. È scritta da Francesca Bottenghi e Francesca Milano con il supporto redazionale di Sabrina Patilli e delle Career Advisor del Politecnico di Milano. Le registrazioni in studio, la post-produzione e il sound design sono di Francesco Ferrari per Frigo Studio. La producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Graziano Nani e Francesca Bottenghi. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi SRL. Comunque è bellissima la voce con questi microfoni. È 10 volte più bella del normale. Wow. Sono molto belle le vostre voci, anche sentite. Davvero? Sì? Cavolo. No, la tua Federica mi piace tanto. È bellissima, veramente bellissima.